Bene, oggi vediamo quello che sono parzialmente il contenuto degli slash chord, per cui questi accordi basati sul contenuto di una triade con un basso, fondamentalmente ad esempio in quello che noi interesserà sarà ad esempio su una progressione di questo 1, una triade di Sol su uno stato fondamentale. Una triade di Fa sempre in stato fondamentale con un basso sempre di Do. E vedi che in questo caso ho usato un secondo rivolto di Do, uno stato fondamentale di Sol e uno stato fondamentale sempre di Fa col basso di Do. Sia nel caso dello stato fondamentale di Sol che in quello di Fa, ho sempre mantenuto come nella partenza il basso di Do. Questo perché ha fatto in modo che grazie alla prima sezione io potessi, diciamo così, enfatizzare della scala di Do ionica il primo, il quinto, la tonica di conseguenza e il terzo grado maggiore. In questo caso riesco a evidenziare la sensibile e il secondo grado maggiore. In questo caso, spostandomi, riesco a dare un appoggio e un senso senza nessun problema alla quarta, quindi a quella che di solito è un po' più difficile da gestire la void note, il sesto grado maggiore che in questo caso viene fuori. Per cui ho definito e dato spazio a determinati gradi. Ovviamente tutto ciò accade ed è basato su diciamo così, un'evoluzione. È una distribuzione dei gradi che io vado di solito a sviluppare teoricamente sugli accordi slash su triadi su pianoforti di secondo rivolto, perché di solito è più accentuata una condizione di questo tipo, ad esempio una seconda inversione di Mi bemolle basso Do, che dà ovviamente un accordo di Do minore 7. Però sullo strumento come la chitarra, ad esempio, non sempre è a portata di mano una condizione di questo tipo, per cui è richiesta un voicing adeguato, secondo rivolto basso Do, sì, basso Do, secondo rivolto e basso, secondo rivolto e basso. Per cui molto spesso, come abbiamo visto, è opportuno dover accettare la conseguenza di utilizzare o un primo rivolto, come un Dorian, primo grado perché sposto la terza e la settima minor, che mi pardon, ho abbassato anche ho spostato la quinta, che consente di avere la Dorian, perché il settimo grado e la terza sono minori, ma metto un Fa in stato fondamentale maggiore perché la sesta, il La, è maggiore. Ecco perché utilizzo in questo modo una Dorian. Questo è solamente un discorso di comprensione. Poi chi suona questa cosa neanche probabilmente ci fa caso, nel senso che è come se io dovessi concepire e analizzare questa cosa in termini di una riarmonizzazione, una comprensione di ciò che utilizzo nel momento del bisogno, di gestire una condizione che per molti magari è innaturale, ma per chi ha una cosa che poi alla fine è naturale, una necessità di tale tipo non dovrebbe nemmeno sussistere, cioè nel senso, senza farla in parole troppo difficili, uno non dovrebbe nemmeno pensarci al bisogno di ragionare su una cosa di questo tipo, dovrebbe essere una necessità standard alzare la sesta. Io poi dico alzare la sesta, ma è ovvio che suoni così, fallo così, punto. Cosa ben diversa, ad esempio, se io faccio. Cosa capita in questo caso? Mantengo sempre terza flat 7 minor. In questo caso ho abbassato sia la sesta che la seconda. Se abbasso sia la sesta che la seconda, dopo che ho abbassato la settima e la terza, è chiaro che stiamo parlando di un Phrygian mode. Per cui una scala Phrygia. E vedi che il Re bemolle, spero si veda, in ogni
ogni caso noi l'abbiamo già affrontato individualmente questo discorso in settimana, per cui non è che mi devo fare troppi problemi. Poi in allegato via mail abbiamo la nostra backing track sulla quale poi faremo il nostro esercizio di comprensione di spostamento dei gradi. Abbiamo questa che è la nostra valutazione dei gradi che spostiamo sulla scala e vedi come spostiamo la seconda minore perché l'abbiamo spostata in questo caso. Ma vedi che abbiamo una prima inversione del re bemolle. Ok? Perché ovviamente di certo non vado a prenderlo in una situazione di questo tipo, no? Cioè, perlomeno non siamo abituati a prenderlo con una sonorità di tale tipo, per cui non passo dal minor, a meno che... Ok? Ovviamente, ad esempio, se io metto un re maggiore, rendo una quarta eccedente, sempre in prima inversione, e la quarta eccedente richiama ovviamente il lidio, perché seconda maggiore, sesta maggiore, il fa diesis della prima inversione del re mi porta a pensare in Lydian. Ovviamente qui ad esempio cambio tonalità, è ovvio, cioè sono tutti spostamenti modulari, però... Ovviamente sempre cui primo, quinto, sempre tonica, terza e ovviamente quarta eccedente, sesta, seconda. Questi sono i gradi che mi consentono di rendere, diciamo così, il succo centrale della scala. Stessa cosa se io, ad esempio, in questo caso quarta, settima minore e ovviamente nona per la misolidia in questo caso. Stessa cosa, mantengo questi gradi, terza minore, tonica, sesta bemolle per l'eolica, eolian. Questa eolia ovviamente mantengo questa sesta bemolle, terza e vado ad aggiungere questa seconda minore. E questa che non è più una quarta eccedente insieme alla settima bemolle, ma è vista come una quinta bemolle. Il Locrian. Vediamo ora come utilizzarli. Bene, adesso vediamo un esempio di come noi gestiamo questo discorso delle scale. Molto semplicemente. Tra l'altro ti ricordo di andare, se sei a Milano, a sentire il mio amico Tonino De Sensi con Andrea Rotoli, un mio amico di conoscenza comune che ho, un amico, un grande amico di Gigi Cifarelli, è un chitarrista molto bravo, che a me piace tantissimo ed è molto, veramente molto bravo. Ti invito, credo che sia l'8 o no, il 13 di febbraio, pardon, per l'errore. A Milano, vai a vedere su Facebook, lo trovi, di Jazz Manouche, molto in gamba, molto talentuoso, ti impressionerà sicuramente. Al di là di questo, ci tenevo a comunicarti questa cosa, per cui se sei nelle zone vallo a sentire. Vediamo adesso questo esempio, per cui su come andare a visualizzare il discorso di questo esercizio e assorbimento in questo contesto di questi chord, come li abbiamo già visti privatamente, e delle scale, e le richiamiamo in questi modi. Partiamo con lo ionico. Spero si senta, eh? Andiamo in Frigian.
video. Isolino. Eolian. Lopian. Cerco di enfatizzare i gradi che mi interessano, eh! Mi lascio andare, no!